Fiore Migi, io veramente fin dalla nascita volevo fare il comico, però sinceramente vengo da questa città notoriamente più vivace d'Italia e di fare il comico proprio non so come mi è venuta la voglia, è proprio tutto triste a Fermo, tutto triste. Gli alberi a Fermo sono sempre verdi, in autunno gli operai del comune li coronano marrone, così per dare una ravvivata alla situazione, eh. Comunque Fermo lo sapete, no? Ragazzo, tu dove sei? Porto Sant'Elpidio, siamo insomma tutti marchigiani, no? Quindi facciamo parte della regione Marche, che è una regione italiana che confina a nord con il nord, bravissimo, bravo, a sud con il sud, ad est con l'est, ad ovest non me lo ricordo, perché come diceva mio nonno, rerum manum est per perseverare ovest, oppure lui diceva carpe diem et rodagnam. Se non le capisci, dillo, alzi le mani e te le spiego, oppure te le faccio quelle facili, te faccio i carabinieri, due carabinieri al mare, uno dice all'altro, guarda che abbiano morto, l'altro dove? Dove sta? Non vedo. Te faccio quelle dei carabinieri se non le capisci. Le marche, si sta bene nelle Marche, qua siamo tutti marchigiani, io sono fiero di essere marchigiano, eh. Nelle Marche non c'è niente, però stiamo bene. Fino all'anno scorso non c'era niente, poi è arrivata la tecnologia, il tubo catodico, internet, i cellulari, la PlayStation, la DSL. Quando mia madre ha ascoltato questa parola, mi si è avvicinata e mi ha detto: Piermà, la tecnologia è bella, ma se con la tecnologia ci dobbiamo più pure le malattie, questo no. Dico, mamma, la telefono alla Telecom, pronto signora, lei naviga? Guardi, mio marito mi ha portato in viaggio da nozze a Venezia. Una volta siamo fatto una scampagnata a Capri, ma oggi ci aiuta talmente tanto a cucinare che non posso venire. Dico, mamma, è la Telecom quella. Noi marchigiani siamo così, siamo all'acqua e rose, perché la verità è che le Marche è una regione fatta dalla Chiesa, perché forse non lo sapete, ma l'80% degli stabilimenti nelle Marche sono del clero. Il restante 20%? Prega per non diventarlo. È un po' come in Italia, dove l'80% delle aziende sono di Berlusconi, signora, e il restante 20%? Di Berlusconi. No, di Pier Silvio. Non è la stessa cosa, però ci si è riato vicino, nelle Marche. Ma poi noi siamo famosi in tutto il mondo, Spaghetti e Rapagnano. Spaghetti e Rapagnano stasera vediamo. Siamo famosi in tutto il mondo, Vi voglio raccontare che cosa mi è successo in Inghilterra. Io ho vissuto 2 anni in Inghilterra, veramente, in un paesino che si chiama Worthing, sta sulla Manica, sopra l'Asola. E facevo il car assistant, lavoravo in un ricovero di anziani per 2 anni, però un giorno decisi di andarmi a fare una gita a Londra, stavo a 1 ora e mezza, presi il treno, arrivai a Londra. Quando vai a Londra vai a vedere due cose, Piccadilly e Camden Town. Arrivato a Piccadilly, bella, carina, interessante. Dopo 2 minuti va via, è un incrocio. Si vede che non siete mai scappati da casa, Allora ad un passante gli chiesi, sorry, do you know where is Camden Town? È tradotto, scusi, sa dov'è Camden Town? Sapete che mi ha risposto? Che sì, ma chi c'ha? Vai con l'applauso, qua ci vuole.